Sì, allora intanto faccio un passaggio rispetto al servizio che avete mandato proprio nel mio comune. Avete visto, noi denunciamo da quando praticamente mi sono insediata. Io ho trovato questo centro profughi già attivo sul nostro territorio, è stato aperto, diciamo, sotto la gestione del PD, dal prefetto. Abbiamo denunciato alla prefettura e anche alla commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture d'accoglienza presieduta dall'onorevole Gelli del PD, che in quella struttura sussistono dei problemi igienico-sanitari importanti, quindi c'è un sovraffollamento. Secondo i nostri uffici tecnici, quella struttura potrebbe tenere fino a 23 persone, mentre invece oggi ce ne sono all'interno 82-83, come dicevano anche gli stessi ospiti. E poi non so appunto se il vostro cameraman è potuto andare all'interno, ma ci sono condizioni igieniche precarie, rifiuti ovunque, 16 persone che dormono in una camera con un bagno. Noi abbiamo più volte manifestato queste criticità sia alla prefettura che alla commissione parlamentare d'inchiesta. Abbiamo anche fatto delle ordinanze su quella struttura che sono state impugnate davanti al TAR in adiuvandum dalla stessa prefettura. Quindi Ma quindi lei che noi abbiamo chiede? segnalato più volte queste criticità e nessuno ha fatto niente. Noi chiediamo la chiusura di quel La centro chiusura. perché innanzitutto i 4 miliardi che si spendono ogni anno. Anzi, anche 5, visti gli ultimi dati, 4-5 miliardi Però l'anno che si se chiude spendono il ogni centro anno vuol dire per che la quegli gestione 80 dell'accoglienza migranti andranno da un potrebbero. altro collega sindaco, no? Non è che si risolve il problema semplicemente chiudendo quel centro, no, Allora, Palazzotto. chiaramente lei sa benissimo che noi sindaci siamo l'ultimo anello di una catena che parte appunto dall'Europa, passa per lo Stato centrale, dalle regioni, dai prefetti, poi arriva e scarica tutte le criticità sui territori e quindi anche sui sindaci. Quindi il problema non lo risolviamo noi sindaci, va risolto sicuramente a livelli più alti. Però è un segnale quello che noi diamo. Innanzitutto se si spendono 4 miliardi, 5 miliardi l'anno e sul mio comune per 80 profughi più di 1 milione e 200 mila euro l'anno, vanno spesi sicuramente meglio, vanno spesi bene. Intanto noi abbiamo un sacco di famiglie in emergenza abitativa, italiane e straniere sul nostro territorio, che sono in graduatoria da anni e non abbiamo le risorse per poter soddisfare tutte le esigenze. Quindi si sta parlando di famiglie con bambini che sono spesso sfrattate fuori di casa e non abbiamo le risorse. In più il governo centrale manda più di 1,5 milioni di risorse su questo territorio per gestire 80 persone e non le gestisce neanche bene, perché questi soldi non vanno casomai per la buona accoglienza, ma vanno ad arricchire le solite cooperative, che hanno introiti milionari ogni Palazzotto, anno e vorrei un sono commento su questo, sottoposte ma anche chiaramente a tutti i sull'assistenza che controlli le è come arrivato lo da sono le nostre Boeri, no? aziende.